Vai. Vorrei iniziare e finire questa bellissima giornata con Giordano, Bellissima. bellissima, anche Così. se adesso il tempo sta un po' Bellissima. parlando di Particolare. un grande mistico che io considero straordinario, che è Franco Battiato. Nomadi, nomadi che cercano gli angoli della tranquillità, nelle strade assolate, nei confini della civiltà, la troveranno fuori in città, ai confini della vita. Già finita? No. No, ah. Cioè, qui vorrei che il Vediamo, disegno che ho vediamo. fatto di Vediamo. Franco Ecco, Battiato. bello. Bellissimo. In Bravo, cui lui parla dei nomadi. Ecco, bravo. Ma, no, ma scusa, nomadi complesso o nomadi. No, no, non Ah, nel complesso, no, ma no, che non quelli devi che parlare di cantano, no, beh, anche quelli sono stati grandi. Oh, grandi, Bravissimi, piacciono no, no, non ai nomadi, quelli che cantano le a canzoni che noi te. No, no. tutti conosciamo, Ok, no. Nomadi veri. nomadi, quelli che non si Nomade, non fermano si. mai. Ok, E lui, la sua vita, per quello che io ho seguito, essendo un grande mistico, ha un po' sviluppato quello che anch'io modestamente, umilmente, ho capito. Allora, lui ha vissuto come me fino a. Al cammino di nostra vita, quindi avevo 90 anni più o meno. Oh, sei sotto la luce, sei illuminato, vai. Quindi fino a 90 anni io 90 anni vivevo solo illuminato. materialmente, quindi soldi, denaro, eccetera, macchine, orologi. Poi a un certo punto ho capito che la mia vita, come lui e come tanti uomini che hanno avuto un'illuminazione, era composta soprattutto di grande spiritualità. E anche lui, come ho fatto anch'io e come hanno fatto tanti, sono andato via da quello che è la civiltà, le luci abbaglianti, e mi sono messo come un nomade a girare l'Africa, l'India, fino a quando poi ho capito che non c'era bisogno di andare così lontano. Anche Canzo, in questo posto piccolo, Beh, paesino, anche questo Van Gogh qua non è anche male. questo Van Gogh non è mio, questo, non è mio, io lo faccio anche di meglio. Ho capito che il nomade a un certo punto può anche fermarsi e capire che la cura, quella che lui scrive in questa splendida, una delle ultime, è la cura di se stessi, quello di capire che se tu vivi una vita spirituale, non solo materiale, accontentandoti delle piccole cose, delle cose semplici, ti danno una gioia e una felicità. Infatti lui, quando poi si è ammalato e nessuno ha saputo quello che aveva, una malattia di quelle brutte, ha voluto chiudere la sua vita in questa grande casa che aveva, ai piedi del grande vulcano, e chiudere gli occhi, come io faccio in questo disegno in cui si vede lui che guarda lontano, pensando che alla fine scrive in una sua canzone, queste parole che pochi hanno capito. Ecco, vai. No, che regista, Madonna. Eccolo. Livello mondiale, eccolo qua. Ecco. Lui dice in questa sua, chiamiamolo testamento, non spero in nulla, non temo nulla, sono libero. Bella. Questo è il mio commiato a un grande, grande, grande poeta della vita. A Grazie. posto. Grazie. Ciao Ciao Battiato. Battiato. Nomadi che cercano gli angoli della semplicità, la troverete fuori in città, ai confini della vita. Vai.